ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Aveva solo 3 anni, ma era conosciuto da tutti, l'orso Juan Carrito, sia nella sua terra che altrove. Noto per le sue scorribande e per la sua voglia di perlustrare i centri abitati, è stato proprio il contatto ravvicinato con il mondo degli umani a interrompere il suo percorso di crescita e formazione troppo precocemente. Ieri, poco prima delle 18:30, arriva una chiamata al 112 da parte di chi, sulla statale 17, considerata pericolosa, Castel di Sangro, in provincia dell'Aquila, lo ha investito. Illesa la coppia a bordo della Volkswagen Golf che, inconsapevolmente, ha travolto l'animale, rimasto agonizzante per circa un'ora. Ora tutti piangono Juan Carrito, simbolo del nostro Abruzzo, figlio dell'orsa Marena, morta 2 anni fa. Mica un orso, un abruzzese, scrive l'abruzzese fuori sede. Un epilogo tristissimo, afferma Lucio Zazzara, presidente del Parco Nazionale della Maiella, che ricorda cosa è stato fatto per Juan Carrito dall'ente. L'epilogo è veramente tristissimo, che non ci saremmo aspettati, forse non abbiamo voluto pensarci, però questo orso, questo cucciolone era molto vivace ed è stato vittima di circostanze veramente poco controllabili, perché a parte il fatto che lui si muoveva molto, ma insomma anche questa stagione strana, calda, che gli ha impedito di andare in letargo nel momento giusto, insomma sono fatalità. Certo, noi del Parco Nazionale della Maiella, come del Parco di Abruzzo, Lazio e Molise, abbiamo fatto di tutto per tenere nelle migliori condizioni questo pezzo di patrimonio faunistico così importante, che poi è diventato così simbolico, evocativo, sono venuti da tutte le parti del mondo, incuriositi a vedere cosa succedeva, ed è stato anche un mezzo ovviamente per comunicare con tutti gli altri. Sono venute riviste importantissime che si sono occupate di questo e anche di tutto il resto del nostro grande patrimonio di biodiversità. Adesso chi resta tra gli orsi? Beh, adesso insomma abbiamo un gruppo abbastanza nutrito di orsi, e tra l'altro bisogna dire che al di là dell'emozione legata al personaggio, queste cose succedono non solo perché dobbiamo migliorare la vigilanza sulle strade e il rispetto anche dei limiti che sono raccomandati, ma anche perché diciamo c'è un buon risultato della tutela che porta inevitabilmente all'aumento degli animali in circolazione. Quindi questo è anche tristemente un simbolo del successo delle politiche ambientali che noi perseguiamo.